Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta, benvenuta qui. Grazie. Nel posto delle parole per raccontare il suo ultimo romanzo, edizione Lindau, Sulle ali della libertà. Anzitutto io sento che attorno a Silvana De Mari c'è un suono di natura molto bello. Dove si trova? Ho l'enorme fortuna di trovarmi nel giardino di casa mia, quindi ho un giardino e in questo giardino si sentono gli uccellini. So di essere una privilegiata. Ed è un bel privilegio, perché leggo una risvolta di copertina che Silvana De Mari è un medico che scrive, ha un figlio, un marito, una sorella, nipoti, alcuni amici e dei vicini di casa. Vive in mezzo ai boschi e alle vigne. Ha un cane che lo porta fuori tutte le mattine, in mezzo alle vigne e ai boschi. Possiede un minuscolo frutteto e sa potare. Lei sa potare, dunque. Una cosa bellissima. È molto bello saper potare, perché non dico sia un ammaestramento della natura, ma è un accompagnare la natura con un grande rispetto, perché chi sa potare bene usa molto rispetto nei confronti delle piante, e spesso a volte questo rispetto non lo troviamo, Silvana De Mari. Infatti, è così. E adesso andiamo ad attraversare insieme con lei, che si trova nel suo giardino, andiamo ad attraversare il mare, perché lei ci propone una storia diversa da quelle che possiamo conoscere, quelle che l'hanno resa famosa Silvana De Mari. Questo è un invito alla libertà, è proprio il titolo di questo romanzo, Sulle ali della libertà. È la storia di un rapimento, due giovani donne che hanno una vita molto diversa, anche se accomunata da un destino, però è il destino che le accomuna, perché le accomuna anche in una storia d'amore. Ecco, da cosa nasce questa storia che ci porta a vivere l'avventura dei pirati, Silvana De Mari? Questa storia nasce di martedì, è un particolare martedì. Noi abbiamo giustamente imparato a non dar retta alla superstizione, ma purtroppo abbiamo dimenticato le superstizioni. La superstizione, invece, è come il mito, contiene sempre la realtà storica. Molti non sanno il significato di questa specie di filastrocca: di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte e non si comincia un'arte. E purtroppo non la raccontano i figli, perché la ritengono insensata, così che si sta perdendo. Questa filastrocca raggruma la storia d'Europa. Qual è l'evento avvenuto di martedì di tale orrore da essere addirittura quasi messo sullo stesso piano di venerdì, la crocifissione di Cristo? Martedì 29 maggio 1453 cade Costantinopoli. È il Mediterraneo, diventa un mare islamico. La cristianità, spazzata via dal Nord Africa, sua terza culla, spazzata via dalla Siria, sua seconda culla, spazzata via dal Medio Oriente, spazzata via addirittura dall'Impero Romano d'Oriente, cade Costantinopoli. E quindi comincia lo schierismo. Realmente lo schierismo è cominciato già molto prima, ma si espande. Intere civiltà quindi muoiono. Quella dell'Italia meridionale, tanto per dirne una, che era stata la Magna Grecia, era stato un luogo di civiltà straordinaria, la gente abbandona le coste per evitare le navi di schiavi e quindi i porti si impaludano, arriva la malaria. La Corsica e la Sardegna, fino a pochissimi decenni fa, fino agli anni 60-70, non erano civiltà marinaie, erano civiltà di pastori e contadini, perché sulle coste vivevano i pirati e c'era la malaria, e quindi dalle coste si stava alla larga. E tutte le nostre coste sono disseminate di torri, le torri di avvistamento, che è l'unica possibilità di salvarsi. Questa storia comincia quindi martedì 29 maggio 1453. Un uomo particolarmente spiroccio, molto ricco e molto spiroccio, siamo all'ennesima edizione di Scrag, o a sua volta citato da Paperon de Paperoni, si vende la bellissima nipote Isabella a un uomo che accetta di prendersela anche senza dote. Quest'uomo è un corso, l'ha vista in chiesa nel Duomo, lei non ha notato lui, lei è molto religiosa, ma lui ha notato lei e la vuole a tutti i costi, anche senza dote, in cambio da al ricco zio il porto di Macinaggio.
E qui c'è un particolare, il cognome di quest'uomo è Damare. Non ho osato mettere il mio, De Mari, ma in realtà la mia famiglia è originaria della Corsica. E sulla torre di Macinaggio la mia antenata Barbara De Mari pare, secondo le leggende, difendesse i suoi contadini dagli assalti dei pirati a colpi d'ascia perché essendo donna la spada non le toccava. Le due ragazzine che partono, la fanciulla fa notare allo zio che il mare è infestato da pirati e potrebbe anche finire rapita, e l'altro le risponde: ma non sono così malaccorto, avrò il posto di Macinaggio anche se vi rapiscono. Quindi vabbè, vengono ovviamente rapite, e anche qui da un gruppo di pirati, i più spessati di tutto il Mediterraneo, i quali sono dei poveri marinai che hanno deciso di mettersi a fare il pirata per levarsi dalla terribile condizione di marinaio. La condizione di marinaio era francamente durissima, e se vincevi, se la nave su cui ti trovavi perdeva anche uno scontro, tu finivi a fare il galeotto. Galeotto viene da galea, che è un tipo di nave. Le navi all'epoca si spostavano col vento, ma anche a remi. E il remo quindi lo spostavano i galeotti. I galeotti quindi erano uomini schiavi che venivano legati al remo con una catena e che non si muovevano mai di lì, neanche per defecare e urinare. Quindi immaginate che cosa doveva essere. Hanno comprato a un prezzo carissimo, folle, una nave, la Signora dei Venti, che funziona solo a vele, non a remi, ma che è una nave vecchia e scassata, da un marinaio, da un pirata terribile, e se loro non gli restituiscono, non gli danno gli 80 ducati con cui hanno comprato la nave a un prezzo folle, questo pirata li ucciderà, per prima li farà danzare su dei carboni ardenti, per cui si chiama il danzatore. Anche qui c'è un riferimento preciso. Il Barbarossa, che in realtà è vissuto 50 anni dopo, è un pirata, non è Federico Barbarossa, ma si chiama Barbarossa perché aveva la barba tinta con l'ennè, di particolare ferocia. E queste due ragazzine, delle fanciulle, devono essere vendute come schiave, hanno due caratteri molto diversi. All'inizio Isabella è forse la meno affascinante delle due, lei è una persona estremamente religiosa, ma di una religiosità ancora forse troppo meccanica, mentre Gertrude è la fanciulla del popolo, la più scalta, la più sveglia, e invece in questo viaggio Isabella imparerà la vera religiosità, che è soprattutto amore. Lo spiega il Vangelo: il primo comandamento è l'amore per Dio, e il secondo è l'amore per gli uomini. E lei impara l'amore per gli uomini, impara il primo grandissimo gesto di generosità, che è non lamentarsi mai. Quando noi ci lamentiamo, leviamo gioia di vivere agli altri. Ascoltare una persona che si lamenta è una pena. Lei, tra l'altro, Silvana De Mari, a proposito del lamentarsi, proprio alla fine del libro, vedo qui la sottolineatura perché è molto importante, tocca tutti quanti noi questo pensiero. Lei scrive: il primo atto di generosità, come diceva poco fa, è non lamentarsi mai. O inevitabilmente sposteremo il nostro sguardo da quello che di bello c'è nella nostra vita e questa bellezza scomparirà. Lamentarsi sposta l'attenzione su quello che c'è di brutto nella nostra vita e la bruttezza aumenterà. Beh, questo è un pensiero importante, perché tutti quanti noi, come dicevo poco fa, siamo coinvolti in queste continue lamentazioni e continuamente ci costruiamo il brutto intorno e dentro di noi. Esatto. Il postmoderno è il luogo della lamentazione cronica, un continuo tenere ossessivamente l'attenzione su quello che non funziona. Chiedo scusa. Una bella frase è che dobbiamo renderci conto delle cose prima di perderle. Noi ci rendiamo conto delle cose, del loro valore, dopo che le abbiamo perse. E dopo che ho perso il cellulare, oh mamma mia com'era bello averlo, ma fin tanto che ho il cellulare nelle mani non mi viene in mente di dire grazie per il cellulare. E dopo che qualcuno che amiamo è morto, che noi ci disperiamo, ma fin tanto che vivo, ci alziamo al mattino e ci godiamo il fatto che vivo, oh, per fortuna che vivo e sta bene, l'altro vive e sta bene, grazie. Noi viviamo in case magiche, dove ci sono questi straordinari oggetti magici, che sono queste rotelline incredibili. Se noi le giriamo, viene giù dai rubinetti acqua pulita, spesso anche potabile. Questa cosa che tutti quanti diamo per scontate, salvo arrabbiarci quando non c'è, in realtà è straordinaria. Noi viviamo in condizioni anche più povere di noi, che sarebbero state considerate invidiabili da chiunque nel Medioevo.
Per esempio, Enrico VIII, nelle epoche successive, Enrico VIII aveva degli smeraldi grossi probabilmente come mandarini, ma è morto di diabete con le piaghe nelle gambe, noi abbiamo l'insulina. Il Re Sole ha visto morire suo figlio di peritonite, noi abbiamo la penicillina, noi abbiamo la possibilità di operare addirittura in laparoscopia. Quindi è spiegato anche nel Vangelo di San Matteo, due versi che ho impiegato decenni a capire: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto. Come sarebbe? Non bisognava distribuire redditi, non bisognava levare a quelli che hanno per dare a quelli che non hanno, no, quello è Robin Hood. Quindi, qualsiasi parola noi inseriamo in questa frase, la frase funziona. A chi ha fede sarà data altra fede, a chi non ne ha sarà tolta anche quel po' che ha. E questo è il significato originario. Ma funziona con qualsiasi parola. A chi ha gratitudine perché è grato di qualsiasi cosa che ha, incluso la luce del sole o gli steli dell'erba che continuano a crescere, saranno date altre cose di cui essere grato. A chi ha scontento perché è scontento di qualsiasi cosa, saranno date altre cose di cui essere scontento. Quindi noi possiamo decidere dove mettiamo l'attenzione. Inoltre, la nostra mente si può concentrare su una sola cosa alla volta. Io posso concentrarla, per esempio, su quanto sia bello in questo momento ascoltare gli uccellini, oppure al fatto che mi faccia male il ginocchio. Ma dove la concentro? Aumento. Inoltre, se mi fa male il ginocchio, io ne parlo, per l'effetto nocebo, che è il contrario dell'effetto placebo, io aumento la mia percezione del dolore al ginocchio. Che il ginocchio mi fa male, se devo dirlo a qualcuno, vado a dirlo all'ortopedico, non mi sto lamentando, sto risolvendo il problema. Ma se qualcuno mi domanda come va, una roba terribile il ginocchio tutte le volte che mi giro. Tra l'altro, ascoltare una persona che si lamenta, per noi, è terribilmente penoso. Inoltre, concentro l'attenzione sul dolore al ginocchio. Poi, un ginocchio mi fa male, l'altro ginocchio no, i gomiti no, la testa no, come va? Bene, grazie. Io vorrei però, Simona De Mari, mi scusi se la interrompo, vorrei però fare una distinzione proprio su una parola. Lei sta parlando giustamente della lamentazione, da non confondere con quando ci si confida un problema o un dolore o qualsiasi altra cosa. Il parlare di noi stessi è un tema, ma il lamentarsi è un altro tema, per cui dobbiamo avere lo sguardo, e in questo Isabella e Gertrude sono due grandi maestre. Quando è successo qualcosa di veramente terribile, perché io devo parlare, per esempio una persona che amo molto è malata di qualcosa di molto grave, allora è giusto che io mi confidi, ma attenzione, poi devo pagare l'ascolto con una moneta d'oro, perché altrimenti divento un parassita. E questa moneta d'oro è la frase: grazie per avermi ascoltato, adesso mi sento meglio. Io devo levare la persona che mi ha ascoltato dal senso di impotenza del fatto che non può soccorrermi. Inoltre, se io parlando mi sono sentito meno peggio che non parlando, sto semplicemente sottolineando una verità. Se parlare con te non mi ha minimamente sollevato, perché l'ho fatto, ti ho solamente afflitto. Quindi questa frase deve sempre essere pronunciata. Peraltro noi possiamo anche pensarci un attimo se vogliamo parlare o no. Per esempio, dopo la morte di mio padre, morì di cancro a 58 anni, la mia mamma continuò ad andare a scuola. Fortunatamente all'epoca non ci si poteva mettere in mutuo per depressione. E aveva dei bambini di terza elementare, non poteva scoppiargli a piangere in faccia. Quindi andava a scuola e sorrideva. Ah, hai fatto un bel tema, bel disegno, voi due non chiacchierate. Il risultato è che dopo 2 ore si sentiva meglio. Poi tornava a casa e stava malissimo. Ho incontrato lo scrittore David Grossman a Cagliari, a un festival di letteratura. Gli aveva appena perso il film Uri, il figlio Uri. E lui aveva fatto chiedere agli organizzatori che nessuno facesse le condoglianze, nessuno glielo nominasse, né a lui, né alla moglie e all'altro figlio che erano con lui. Quindi lui ha usato la tecnica di non parlarne, che può anche essere una scelta. Ma quando parliamo, noi dobbiamo ringraziare chi ci ha ascoltato, chi ha accettato di usare il suo tempo per accogliere il nostro dolore.
E accogliere il nostro dolore è molto importante, accogliere il dolore degli altri lo è ancora di più. E lei diceva poco fa, Simona De Mari, una parola importante, la parola gratitudine, il saper dire grazie. Anche Isabella, una delle protagoniste di questo romanzo sulle ali della libertà di Silvana De Mari, Edizioni Lindau, a un certo punto c'è un'apertura molto bella, significativa, ecco, di vera fede, qualsiasi sia la religione a cui si appartenga, ma la vera fede. Lei dice da quel momento, Isabella dice da quel momento, io non versai più una lacrima, feci ogni lavoro meglio che potei e introdussi una nuova preghiera che era la parola grazie. E questo permette a queste due fanciulle di vincere la loro battaglia. Loro sono due incredibili guerriere, ma sono due donne, due vere donne. Quindi non diventano improbabili aciere o improbabili spadaccine, perché noi abbiamo meno forza muscolare dei maschi, non abbiamo il testosterone, siamo meno aggressive. Non è la battaglia il nostro campo. Loro vincono con armi da donna, ricamando, ricamano tutte, anche le vele, medicando ferite, soccorrendo i malati, soccorrendo gli afflitti, dando da bere agli assetati, raccontando storie, l'enorme potere delle storie. Durante lunghi giorni di calma piatta, la signora dei venti ha le vele ma non ha i remi, per passare il tempo Isabella comincia a raccontare la Divina Commedia, che piace moltissimo, lei sperava di arrivare fino al paradiso, magari convertirli, e li affascina con la narrazione, quindi la straordinaria potenza della narrazione. Questo libro, inoltre, è una specie di anticipatore di cose che sono oggettivamente successe, in realtà qualche decennio dopo, ma lì c'è già stato l'inizio, c'erano i primi cannoni, i cannoni poi ci saranno dopo, e ci sono le prime confraternite. Essere schiavi era terribile. Dei galeotti abbiamo già parlato, gli schiavi di terra, che sono stati moltissimi, lo schiavismo ha messo in ginocchio l'Italia meridionale e l'Europa meridionale. Finivano spesso in Marocco o anche ad Algeri e lavoravano con lavori durissimi, non potevano riprodursi perché i loro figli altrimenti sarebbero stati islamici, non potevano essere schiavi. Come non potevano riprodursi tutti l'enorme numero di schiavi neri africani in Arabia e in Persia. Quindi non ci sono i loro discendenti, noi ce ne siamo dimenticati. Per questo ho voluto scrivere questo libro. Ma spesso erano costretti a lavorare con una palla al piede, quella che era presentata in tutte le barzellette sul detenuto. La palla al piede tenuta da un anello di ferro alla caviglia è una cosa terribile, perché tutte le volte che ti sposti, qui si trattava anche di gente scheletrica, quindi non c'era molto tra la pelle e l'osso, tira, quindi ti sega e ti macera la pelle. Quindi quando potevano si spostavano tenendola in braccio, ma altrimenti ogni passo diventava una tortura. Quindi nascono le confraternite per riscattare gli schiavi. Chiunque avesse un lascito testamentare oppure davano denaro, la prima che nasce a Napoli ed è la confraternita della Madonna dei Cattivi, che in realtà è il latino captivi, cioè dei prigionieri, non è cattivo nel senso di non buono, cattivo vuol dire cattivo proprio perché è prigioniero del male. E c'erano addirittura dei frati che si davano, quando non avevano denaro per riscattare, si davano loro in cambio del prigioniero. Questo dava loro due risultati. Primo, rimandavano a casa un padre di famiglia. Secondo, andavano loro a lavorare fino alla morte. Questo permetteva quindi di entrare nei quartieri di schiavi, di consolare, di confessare, di aiutarli in questa parte terribile della loro vita. Un po' come Maximiliano Kolbe, francescano morto ad Auschwitz, il quale si offrì per sostituire un uomo che doveva andare alla morte, c'era stato un tentativo di fuga e per rappresaglia, prigionieri furono condannati a morire di fame e di sete. Lui non era stato sorteggiato, si offrì al posto di un altro, sia per salvare quest'uomo, giovane e padre di famiglia, sia così da poter entrare in questo luogo terribile di morte. Raccontano che, contrariamente alle solite urla, imprecazioni e rantoli, si sentirono per tutti i giorni della lunga agonia preghiere e canti, quindi lui convertì tutti. Lui è quello che morì per ultimo e l'ultima frase pronunciata è stata Ave Maria. Se siete nella provincia di Savona potete andare a vedere i due bellissimi paesi di Borgio Verezzi e Barigotti, che sono i cosiddetti
borghi saraceni, perché sono stati costruiti con lo stile saraceno da prigionieri riscattati, e quindi hanno proprio la tipica forma delle case. Questi avevano imparato facendo i muratori a costruire così e hanno continuato anche tornati a casa. Silvana De Mari, questo romanzo che si sviluppa per circa 100 pagine ha in esergo una frase importante, lei ha già toccato questo tema ma vorrei ritornare. Questo libro è dedicato a tutti coloro che hanno dovuto piangere qualcuno che amavano. Il senso della perdita, il senso della morte, no? Alla fine del romanzo c'è scritto che fino a quando la morte non arriva dobbiamo stare sereni, ma arriverà. Perché se abbiamo amato qualcuno, se qualcuno può benedirci per aver ricevuto qualcosa da noi, allora la nostra vita ha avuto un senso e possiamo aspettare la morte serenamente. Ecco, questa attesa della morte in forma serena è una cosa molto difficile, ma tuttavia molto importante. No, è una cosa estremamente facile. Beato sia il Signore per nostra sorella morta con morte corporale, che ci apre la porta sull'infinito. Noi abbiamo paura della morte, giustamente, non perché la morte sia cattiva, ma perché la paura della morte ci tiene in vita. Esattamente come i bambini, nel momento in cui imparano a spostarsi, prima no, ma 4, 5, 6 mesi di vita no. Ma a 7, 10, 12, 14, 20 mesi, quando sono in grado di spostarsi da soli, o gattonando o camminando, sviluppano la paura dell'estraneo, la paura del buio. Se così non fosse, il bambino si sveglia di notte, esce dalla capanna, che sa dove si va a perdere. Così invece si sveglia di notte, va a cacciarsi nel lettone di papà e mamma, li prende a calci fino al mattino, ma almeno questi sanno dov'è. Questo non vuol dire che l'estraneo e il buio siano sempre cattivi, che l'estraneo sia sempre malvagio, che il buio nasconda sempre dei mostri. Ma la paura del buio e dell'estraneo ci permettono di restare in vita. Noi abbiamo paura della morte, se così non fosse passeremmo il tempo ad ammazzarci, a guidare contro mano, a fare spenti per vedere cosa si prova, a tirarci giù dai ponti con l'elastico, anche senza elastico, perché no. Quindi la paura della morte è una paura fondamentale. Per questo anche quando siamo molto credenti a volte abbiamo paura di morire. E la paura della morte ci serve anche a prepararci la morte. Noi dobbiamo morire senza rimpianti e senza rancori e senza rimorsi, perché quando noi riusciamo a metterci in questa condizione, la paura della morte scompare. E la paura della morte scompare, però prima, per far arrivare questo senso vero come significato della morte, il percorso è lungo e serve anche la lettura di un romanzo per comprendere questo romanzo, che si apre con queste parole: nell'anno di grazia 1846 furono fatti dei lavori nel monastero di Santa Maria degli Angeli, nell'estrema punta della Corsica settentrionale, un piccolo monastero a picco sul mare, battuto dai venti poco distante dal porto di Erbalunga. Nascosto dietro un vecchio scaffale coperto da secoli di polvere, fu rinvenuto un manoscritto scritto con due calligrafie diverse che si alternavano. Noi, Isabella e Gertrude, qui raccontiamo la nostra storia, la nostra straordinaria avventura, perché da qualche parte ne resti traccia, con il ringraziamento al cielo che tanto ci ha donato nelle nostre vite. Ognuna la racconterà con la sua voce, ognuna con il suo ricordo. E le due voci in questo romanzo si alternano in un canto corale che veramente, utilizzando una grammatica e una sintassi di sentimenti, di cultura e di sguardo diversi, ma con un unico obiettivo, quello di dare un senso alla vita anche su una barca in mezzo al mare. E la presenza più gentile che possono fare queste due donne è il senso della gratitudine, ma anche in maniera molto pratica. Chi ha mai pensato di ricamare una vela di una barca dei pirati? Loro due, Isabella e Gertrude, credo che abbiano fatto un gesto straordinariamente femminile, e in questo gesto c'è veramente un senso proprio di fede anche nei confronti di quelle persone che potevano usare violenza nei loro confronti. Certo, e tra l'altro è un libro anche per ragazzi, nel senso che un buon libro per ragazzi è un libro buono anche per un adulto, e quindi ha le caratteristiche del libro per ragazzi, e cioè senso dell'avventura, senso dell'umorismo,
c'è anche una battaglia, ma soprattutto i libri per ragazzi, ed è questo il motivo per cui sono così fiera di essere uno scrittore per ragazzi, devono avere fede nella vita. Senza questa caratteristica, e le altre sono, ripeto, senso dell'umorismo e ritmo, noi non possiamo perderci in troppe disquisizioni, altrimenti il nostro lettore ci ha già mollato e se ne è andato a fare un videogame. Ma soprattutto una grandissima fede nella vita. Anche quando tutto sembra perso, in realtà, la vita dà un'ultima giravolta e scopriamo che quello che era sembrato l'occasione per fare cose che altrimenti non avremmo mai fatto. Soccorrere persone che altrimenti non avremmo mai incontrato. Vedere luoghi di cui altrimenti non avremmo avuto idea. Trovare una strada, che è la nostra, che altrimenti non avremmo trovato. Trovare la strada, e questa forse è una... E forse una o forse la missione data a ogni persona che arriva su questo mondo, trovare la strada, e questa è la cosa importante. E per trovare la strada bisogna seguire anche queste due giovani donne che ci danno il senso della strada da percorrere, un senso di una strada da percorrere con la parola fede, ed è una parola difficile, dura, ma necessaria. Isabella e Gertrude sono due, si può dire, due modelli di comportamento, una definizione che non si usa più, ma possiamo utilizzarla. Sulle ali della libertà, il nuovo romanzo di Silvana De Mari. Prima di salutarci, Silvana De Mari, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Un libro bellissimo, con la maglietta al contrario, scritto da Anna e Stefano. Con la maglietta al contrario. Con la maglietta al contrario, la mamma e il papà di Filippo. Bimbo, morto di leucemia. Dopo 3 trapianti di midollo, nessuno dei quali ha funzionato, consegnato dalla sua mamma e dal suo papà direttamente nelle mani degli angeli. Un libro straordinario che ci può insegnare a non avere paura né della morte né del dolore. Con la maglietta al contrario, il consiglio di lettura, il libro che sta leggendo in questi giorni Silvana De Mari, e ci farà piacere poterlo condividere nella lettura e poi poterlo condividere anche qui nel posto delle parole. Intanto Silvana De Mari, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi per avermi ascoltato. Grazie Livio.